Ho utilizzato le pinzette per raccogliere questi piccoli granuletti. Potrebbe essere tranquillamente il granato. Nell'arco dei prossimi minuti, in questo episodio, utilizzeremo questo setaccio per la ricerca delle gemme grezze. Preparatevi perché è l'ultimo episodio della mia miniserie Predatori di gemme. Questo è il finale di stagione. Benvenuti cercatori di gemme in questo nuovo video. Il mio nome è Matteo, sono un cercatore di risorse preziose, tra cui oro e gemme. All'interno del mio canale YouTube vi mostro le mie ricerche, le mie avventure e in particolare in questa miniserie intitolata Predatori di gemme vi mostro tutta la parte relativa alla ricerca delle gemme in Italia. Mi sono tenuto questo luogo da parte per il finale di stagione. È un luogo dove in passato ho già trovato molte gemme e soprattutto pronte per essere collezionate e sfaccettate sul secondo canale. La ricerca delle gemme grezze qui in Italia, al momento attuale, è una pratica pionieristica. Si tratta principalmente di un hobby. La parte interessante è che viene associata la parte di ricerca, cioè di prospezione, alla parte di lavorazione. In poche parole, dalle gemme grezze è necessario, per riuscire a estrarne il maggior valore pregio per la propria collezione, lavorarle. Sembra assurdo pensare che le gemme in realtà si trovano all'interno del greto dei fiumi. Tutti quindi potrebbero collezionare la loro prima gemma. Ovviamente qui dentro potrebbe esserci una gemma preziosa di valore, ma bisogna cercarla e trovarla prima tra tutti questi granuli. È ancora possibile trovare quindi gemme di pregio, talvolta granati, quarzi, ma anche rubini e zaffiri. Oggi però vi porto alla scoperta di una risorsa ancora ignota. Si tratta probabilmente di un minerale chiamato granato, ma in questo fiume, in questa località, poco a valle del costone di erosione, si trova in diversi colori che vanno dal rosso all'arancione e talvolta anche con un tocco di violetto. Utilizzeremo questo setaccio tra poco, l'ultimo setaccio che desidero mostrarvi, come ho fatto puntata per puntata, in maniera tale da insegnarvi come utilizzare i principali strumenti di ricerca delle gemme. Ve lo mostro. Questo è un setaccio puramente artigianale. Si tratta di ben 8 pezzi di legno tagliati con cura e inoltre vi è frapposta una rete alquanto fine. Serve per catturare anche quei granuli più piccoli. Questo infatti è un setaccio da prospezione. Nella prospezione l'obiettivo del cercatore di gemme, più in generale di minerali, è quello di capire dove vi è che cosa e quanto. Per far questo dobbiamo solo scartare quei granuli più minuti oppure ciottoli troppo grandi per qualsiasi altra lavorazione. Si adoperano quindi due setacci, questo per la ricerca delle gemme grezze, questo per la ricerca invece delle ghiaie grezze. Quelli che passano qua sotto finiscono qua sopra e qui sopra vado a cercare le gemme grezze più preziose pregiate. Questa è una di quelle località che preferisco, che finora ho trovato all'interno delle mie prospezioni. È una località alquanto magica perché trovo una risorsa veramente pregiata. Vi mostro il perché e soprattutto il come faccio. Vedete che l'acqua va a sbattere contro quel costone e le gemme vengono verso valle. Procedendo quindi verso valle, qui si depositano i materiali pesanti. E questo è il mio scavo di prospezione. Raccattiamo il piccone. Questo piccone arriva dall'Australia. Cerchiamo in mezzo alle pietre più grandi, le quali hanno agito da freno. Le spostiamo con l'ausilio del piccone. Questa forse è un po' troppo grande per spostarla da solo. Allora gli scavo attorno. Il mio obiettivo è questo ghiaietto qua. Bello scuro, grossolano e ghiaioso. Prima di tutto disgaggio i ciottoli più grandi, quindi quelli un po' più piccoli. Mi metto qua a lato il setaccio, sopra metto l'altro setaccio e con la mia paletta, che è resistita per tutti questi episodi fino ad oggi, purtroppo quando si è rotta, recupero un po' di sabbia gemmifera. Già qui si inizia a intravedere qualcosa di interessante, di color rosso. Adesso vediamo tutto nel setaccio. Qua sopra mettiamo un paio e poi si setaccia. Non bisogna mai metterne troppo in questo setaccio, è piccolino. E nel caso in cui ci fosse qualcosa, ho già trovato dei zaffiri e rubini in passato in questo setaccio, bisogna già raccoglierli. Ne mettiamo ancora un po' e ancora un po'. E i ciottoli più grandi possiamo già rimuoverli. Setacciamo. E questi qua, per capire bene cosa c'è dentro, diamo la lavata. È necessario inumidire i sassi per vederne meglio i colori. E qui abbiamo un po' di rocce chiamate mica scisti. Questi invece gialli sono dei quarzi citrini. Come non ricordare questo marmo. E abbiamo anche del granato tondeggiante col rosso. Del resto i granati belli che trovo a qualche parte devono anche arrivare. E questo ora è scarto. Per utilizzare questo setaccio serve giusto un filino d'acqua. Oramai all'ultima puntata di Predatori di Gemme dovreste essere dei professionisti. Avete già visto un sacco di strumenti e tutte le varie tecniche.
ma questo sicuramente vi mancava. Serve per la prospezione, cioè per individuare i fiumi con all'interno un contenuto gemmifero. In questo momento quello che vedete sono i sedimenti meno densi e superficiali. Quelli densi e pesanti invece sono finiti al fondo del setaccio. Togliamo questo rametto che ci imbroglia, prendiamo lo setaccio e con un movimento elegante lo si ribalta. Mettiamo qua lato setaccio. Nel caso in cui avesse fatto un buon lavoro, qua al centro vedrete un'area molto rossa e soprattutto ricca di minerali pesanti. Prendiamo le nostre pinzette e tutti questi al centro rossicci sono tutti granati. Questo è un granato di color arancione, varietà essonite. Direi che lo collezioniamo. Vediamo cosa ci riserva questo setaccio. Guardate qui che bel granatino che abbiamo. Piccolino per il taglio, non di molto pregio, ma sicuramente un bel campione da aggiungere alla mia collezione. Non vedo più niente ad occhio che sia trasparente e di un colore ottimale. Inizio quindi a sparpagliare il sedimento cercando qualche minerale che non è andato propriamente al fondo. È un po' come cercare un ago di un pagliaio, ma si trovano sempre qualche soddisfazione lungo qualsiasi fiume. Qui per esempio c'è un piccolo quarzino, ha un aspetto vitreo e semitrasparente ed è anche un po' giallino. Nel dubbio lo collezioniamo. Muovendo sedimento è anche possibile che ogni tanto appaiano delle vere e proprie gemme. Guardate qui che cosa ho trovato. Bisogna utilizzare le pinzette per raccogliere questi piccoli granuletti. Non ho ancora ben capito che materia si tratti, potrebbe essere tranquillamente il granato. Ma è molto trasparente e soprattutto per ora è degno della mia collezione. Lo mettiamo con gli altri. Guardate qui che campione strano. Questo è uno di quei minerali che solo in questo fiume riesco a trovare. Sono dei minerali strani, sembrano dei quarzi ametista, ma sono molto arrotondati. In un fiume si conservano i minerali quelli più densi, ma soprattutto quelli più duri, più resistenti all'abrasione. E questo è il motivo per cui questi sassi sono tondeggianti. In proporzione anche i granuli più piccoli possono subire lo stesso destino. Ma chissà che tipo di minerale è questo. Incognito per ora. Vediamo se troviamo ancora qualcosa. Ci fosse un po' di sole aiuterebbe, non ve lo nascondo. Qui c'è un granato essonite. In questo luogo, ricco di granati multicolori e altri minerali per ora incogniti, spesso e volentieri si trova questa varietà di granato di un colore arancione chiamata essonite. Di color arancione. Ah, che bel quarzo citrino! Ho trovato anche questo quarzino. Ci siamo abbastanza. E infine una piccola giada unfacite piemontese. E questo è il risultato della mia prospezione di oggi. Un finale di stagione quindi scoppiettante. Soprattutto per dei ritrovamenti degni di nota, molto molto belli. Li aggiungerò sicuramente in collezione. Ma soprattutto desidererò tagliare delle gemme sul secondo canale, farli analizzare da un gemmologo e vedremo in futuro, nella prossima stagione, di cosa si tratta. Non siete curiosi? Io lo sono moltissimo. Ma specialmente sono quei campioni violastri a essere veramente, veramente interessanti. C'è una giada verde, l'essonite, un quarzino, forse un topazio. Oggi abbiamo fatto proprio il pieno con questa punta. Sembra assurdo pensare che ci siano risorse di questo genere nascoste nel greto del torrente. Ma ragazzi, questo è predatore di gemme. E noi le gemme le cerchiamo dove gli altri non le cercano. E chissà quante ricchezze sono ancora nascoste all'interno dei fiumi. Noi ci vediamo al fiume. Nel caso in cui voleste venire con me a cercare gemme simili, scrivetemi su WhatsApp. Possiamo organizzare delle escursioni mirate, turistiche, qui in questi luoghi. E da questo sito gemmifero è tutto. Ci fosse qualche risorsa preziosa, cristalli, minerali, che voleste vedere nella prossima stagione, scrivetelo qua sotto nei commenti. In questa prima miniserie abbiamo parlato delle gemme grezze alluvionali. Nella prossima invece andremo a macinare un po' di campioni auriferi, perché sempre lungo questa punta ho trovato anche delle rocce particolarmente dense e pesanti. Secondo me qua dentro ci può essere dell'oro. Le macineremo a casa con la macinatrice che abbiamo costruito la scorsa stagione. Siete pronti? Però piccolo spoiler per la prossima serie in arrivo. Questi aggiungiamo in collezione. Alla prossima!